Ed è proprio degli eventi romani che parliamo. Ce n'è uno questa sera, bello, ma veramente molto bello, a Villa Cerimontana, Villa Cerimontana Festival Circus. Sapete tutti l'indirizzo, quello di Piazza della Navicella. Allora, un evento importante perché? Perché fuoriesce un po' dalla tradizione classica dei concerti jazz di Villa Cerimontana e entra in un ambito culturale molto ma molto interessante. Ce ne parla adesso il protagonista, che è Santi Scarcella, ci racconterà lui l'evento di questa sera. Scarcella, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Allora, caro Santi, raccontaci un po' intanto tutta la schiera di musicisti che ti accompagneranno, che sono tantissimi e di talento straordinario, no? Sì, infatti ho il piacere e l'onore di lavorare con Israel Varela alla batteria e percussioni, che è questo giovane messicano che sta girando il mondo con Pat Metheny e altri, con Diego Amador e così dicendo, e che abbiamo il piacere di avere in Italia, perché vive in Italia anche se gira continuamente il mondo. Poi lo storico Maurizio Rolio al basso e contrabbasso, che è anche lui un fenomeno del suo strumento, è un musicista che è straconosciuto, insomma, oltre Europa. Poi abbiamo un Gemino Calà, che è invece il nostro polistrumentista, perché suona il friscaletto, la zampogna, il marranzano, il... Sentite che bellezza di questi strumenti, sentite, questa è cultura, questa è la cultura, la nostra cultura italiana, grazie, della musica grazie. Migliore, no? Sì, assolutamente, infatti l'idea del progetto sta proprio nell'esaltare l'identità culturale che ci appartiene, cercando di partire da noi stessi per poter, chissà, arrivare a raggiungere poi anche il mondo nella sua conoscenza più totale, però adeguandoci e partendo comunque da quello che è la nostra identità culturale. Ecco perché il friscaletto, la zampogna e il maranzano, del resto io sono siciliano, quindi avevo il piacere di poter orchestrare per questi strumenti, insomma. Ho anche dei coristi che mi servono per fare le vagnate, le classiche vagnate sicure, quindi del mercato, ma le vagnate che ci sono anche a Roma, ovviamente vivendo a Roma un po' di tempo devo dire che ci sono assolutamente. Hai voglia, i coristi, stiamo parlando di Daniele Grammaldo, Monica Proietti, Cecilia Foti, esattamente. Poi c'ho sassofono e tromba, che sono Giampiero Lo Piccolo e Antonello Sorrentino. Ho due attori che mi accompagnano nella parte teatrale dello spettacolo, che sono Ilaria Giorgino e Gianni Agrò, dato che la storia è quella di un giovane pianista italo-americano che deve portare in giro la sua musica e che scopre in realtà che questo jazz con cui lui è cresciuto in America, perché appunto è americano, in realtà ha tanto di italiano, dato che moltissimi sono gli italiani che hanno dato vita al jazz, al primo jazz. Certo. Di questi moltissimi anche siciliani, appunto Nick La Rocca, Scott La Faro, Cic Corea, Aldi Meo, la Fred Gambale e così via dicendo. E poi l'ultima chicca da sottolineare per quanto riguarda la band è che abbiamo Kamal Musallam, direttamente un kuwaitiano che suona l'oud, che ha accettato di essere presente con noi questa sera per far sì che la Sicilia incontri il mondo. Che vi devo dire? Siamo tutti molto contenti di questa tua idea, siamo tutti i musicofili, sono proprio affamati di cose di questo tipo, infatti, hai capito? Cerchiamo di fare delle cose diverse, noi proviamo a progettare delle cose simpatiche, insomma, ovviamente a voi il compito di ascoltarci e di dare poi un parere, sperando che sia positivo, questo è chiaro. Ovviamente, va bene, allora ti facciamo... Sottolineo e per correttezza che questa sera sarà registrato il disco in diretta con sistema WeLive, che è la società di Milano che scende apposta per fare questo disco, e faremo una stick card USB. Quindi anche lì saremo un po' innovativi, non è più un CD ma è una stick card USB. Certo. Altro non ho da dire. Ti posso solo dire che saremo in tanti nello scenario unico di Villa Cerimontana, che da solo vale il biglietto. Sì, è molto bello. E poi questa famiglia Rubei, sempre innovativa, sempre propositiva di cose nuove, che si spende proprio per la cultura della musica. Ecco. Assolutamente d'accordo. Quindi hai capito. E saremo in tanti. Va bene, allora Santi. In bocca al lupo e a stasera. Grazie, ciao, grazie a Santi Scarcella, Ciuri Ciuri Jazz, la Sicilia incontra il mondo, questa sera alle ore 22 a Villa Cerimontana. Peraltro
nella conversazione con Santi, quando mi parlava appunto dei coristi, la preziosità, mi è venuto in mente Cross de Mar, addirittura io mi commuovo quando parlo della musica. Cross de Mar è un capolavoro assoluto di cultura ligure. In questo brano, Crosa de Mar, che molti pensano voglia dire una cozza, la Crosa è il sentiero che i liguri percorrono dalle appenniniche località per arrivare al mare, no? Sono momenti di una bellezza straordinaria. E dunque il grande De André mise all'interno di, eccola qua, puntuale, puntualissimo Mirko, mise all'interno, sentite la strumentazione, me l'ha fatta venire in mente proprio Santi Scarcella quando parlava, sentite la cultura della musica, sentite questo strumento che può essere tutto, questo strumento può essere nordafricano, può essere siciliano, può essere fatto di una cultura portata nel nostro meridione, ripresa da un ligure quale Fabrizio D'André. Questa è la musica, questa è la magia. D'André ci mise dentro anche i cori, le voci dei mercati liguri, ci mise dentro la voce di una signora anziana che parlava in ligure strettissimo. Questa è la nostra cultura, capito? Questa, eccola qua, queste sono le nostre cose. Sentite gli strumenti? Sentite? Questo è tutto orientaleggiante, no? Tu dici, che c'entra con la Liguria? C'entra perché la musica è un crocevia di tutto. Perché? Perché parte dall'anima. Eccolo qua. Donde ne veni, dove le canne? Densi tu du vali, una semo strani. E a metà na punto, cotelo a gu. Hai capito? E a monta la, se o resto di. Aule in sé, o sega effetto nio. Ne sciortimo da una pesci guai o se da odria. A fontana di cumbi taccade pria. E voglio mandare un abbraccio forte a Bob, che ci sta ascoltando da Oxford, dove è andato a portare il suo talento professionale, di quel grandissimo odontoiatra che è prezioso amico. È stato chiamato dall'Inghilterra per andare a lavorare lì. Ci ascolta tutte le mattine. Bob, ti abbraccio forte. Gente delica facce de mandila, vuoi che tu lo as preferisci là. Figge de famiglia o du de bum, che tipo a mia senza algum dum. E andale. Radio Città, il programma della capitale.